Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Confcommercio Notizie. Sicurezza, urbanistica e turismo sono i tre temi chiave che Confcommercio Vicenza porta all'attenzione dei candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio, quando 10 comuni della provincia, tra i quali il capoluogo, andranno al voto. Tre temi che sono il fulcro del documento Le priorità del terziario in ambito comunale, che sta per essere recapitato a tutti i candidati a primo cittadino. Durante la presentazione del documento, Tommaso Quaggio di TV a Vicenza ha raccolto per noi questa intervista al presidente della Confcommercio di Vicenza, Nicola Piccolo. Tre argomenti principali: la sicurezza, l'urbanistica, il turismo. Ecco, sono tutti tre, diciamo, degli argomenti importanti. Senza sicurezza naturalmente non possiamo avere uno sviluppo urbanistico diciamo incentrato in un determinato modo. Senza una sicurezza e una rigenerazione urbanistica fatta in un certo modo non possiamo avere un turismo che naturalmente deve essere sempre di più coordinato e orientato in maniera corretta. Il grado di sicurezza della città naturalmente è, dal mio punto di vista come associazione, l'input che naturalmente arriva migliorato, ma c'è una situazione oggettiva che ritiene che su questo occorre lavorare. L'illuminazione è un'altra cosa che noi andiamo a richiedere, come anche naturalmente il presidio della polizia urbana per quanto riguarda il turno notturno. Il grado di sicurezza naturalmente aumenta se c'è, diciamo, una rigenerazione urbana importante, quindi gli interventi che devono essere fatti sul territorio devono essere interventi in una spot, una visione che ci dia una visione anche prospettica della città, come lo sviluppo commerciale deve essere integrato naturalmente con una rigenerazione urbana che tenga conto di un piano d'insieme. Appunto per questo andiamo a richiedere in maniera continua anche un master plan. Proprio qui a Vicenza in primis abbiamo creato proprio un comitato specifico per l'urbanistica, proprio per dare uno sviluppo futuro alla città di Vicenza, ma non solo, ma anche tutti i comuni che andranno al voto. Calcolate che Vicenza, rispetto anche ad altri comuni, avrà poi l'impatto della TAV e il BRT che andranno a impattare in maniera importante su quello che sarà l'economia della città. Dal punto di vista poi della promozione ci siamo resi conto di una cosa: noi abbiamo chiuso 46 protocolli d'intesa, 11 naturalmente nel Basso Vicentino, siamo in procinto di chiuderne altri 15, vogliamo mappare e dare una comunicazione in maniera univoca di quello che c'è da fare a Vicenza, oltre di tutte le attività commerciali, le bellezze artistico-culturali, pieste ciclopedonali, ecco, tutte quelle, diciamo, quelle peculiarità del territorio che sono state riscoperte. Questo noi lo facciamo tramite isiv.it, l'abbiamo creato questo sito in collaborazione con IEG, proprio per dare anche la possibilità a tutti quei clienti che arrivano dall'estero per la Fiera dell'Oro anche di visitare in maniera, diciamo, non solo il centro storico di Vicenza, ma in maniera organica un po' tutto quello che è il territorio della provincia. Ogni anno, con la premiazione dei maestri benemeriti del commercio, la 50 e più Confcommercio di Vicenza, l'associazione di pensionati oltre cinquantenni dei settori commercio, turismo e servizi, celebra chi con la propria lunga attività ha contribuito a far crescere i settori del commercio, del turismo e dei servizi, facendo fiorire aziende che sono diventate parte dell'ossatura del territorio, punto di riferimento per i cittadini sia per la tipologia di servizio che per la socialità. Venerdì scorso 50 e più Confcommercio Vicenza ha voluto attribuire il riconoscimento di maestri del commercio a 20 operatori dell'altopiano di Asiago e il titolo di benemeriti del commercio ad altri 4 imprenditori che hanno maturato una carriera ultra sessantennale nel settore. Alla presenza di molti sindaci ed assessori dei comuni del territorio, il presidente della 50 e più Vicenza, Fiorenzo Marcato, il presidente di Confcommercio Vicenza, Nicola Piccolo, e il direttore Ernesto Boschiero hanno consegnato il riconoscimento di fronte ad una festosa platea di premiati, familiari ed amici. Le interviste. Noi quest'anno organizziamo 2 manifestazioni di maestri e benemeriti del commercio. Uno in pianura e uno appunto ad Asiago, data che è una località turistica per eccellenza, non solo per Vicenza ma anche per il Veneto e per l'Italia. È una città frequentata
Qui logicamente andiamo a premiare molti operatori del settore turismo, bar, ristoranti, c'è anche qualche attività del settore alimentare logicamente perché serve per la popolazione. Asiago e l'altopiano dei sette comuni è diventato sempre più un centro nevralgico per quanto riguarda il turismo, un turismo che abbiamo visto che dopo la pandemia non è solo un turismo relegato allo sport, allo sci, ma è un turismo enogastronomico, un turismo di shopping, un turismo legato ai percorsi ciclopedonali. Insomma, Asiago è ripartita in maniera importante, ha ritrovato quel ruolo che negli anni forse aveva un po' smarrito. Questo perché ha creato una situazione di unione. Una volta noi vedevamo Cortina con le sue Dolomiti come un polo attrattivo quasi insuperabile. Invece in questi ultimi anni vedo che le passeggiate, i panorami, le bellezze dell'altipiano di Asiago stanno superando anche quelle di Cortina. Proprio oggi noi siamo qui a premiare 20 imprenditori del commercio e 4 benemeriti. Pensate che i benemeriti del commercio, e per me ripeto una grande soddisfazione, sono colui i quali hanno minimo 60 anni di attività. È un bel traguardo, i 60 anni, ma sono ancora lì che aiutano magari i figli o aiutano i parenti, eccetera, che sono subentrati alla sua attività. Da quanti anni 65 lavora? 65 anni. Da quando era piccolo? Da 14 anni, sì. È stata dura all'inizio? All'inizio sì, poi sempre andato, sono stato sempre presente. Mi piace sempre, sempre di più. A Lusiana Conco, sull'altopiano di Asiago, è tempo di A Tavola con il Tarassaco di Conco, Deco, rassegna organizzata dal Comune, dalla Proloco e dai ristoratori Confcommercio della zona, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza. Gli eventi iniziati da alcuni giorni continueranno sino al 19 maggio con una serie di appuntamenti in ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie e macellerie del territorio. L'intero programma consultabile nel portale di Confcommercio Vicenza www.ristoratoridivicenza.it. Sentiamo l'intervista. Inizia la rassegna del Tarassaco di Conco, siamo coinvolti 10 attività tra ristoranti, pasticceria e una delle macellerie. Proponiamo appunto piatti a base di Tarassaco di Conco, un modo per valorizzare il territorio e tutti i suoi le sue erbe che vengono raccolte in maniera spontanea. Durante tutta la rassegna, appunto tra aprile e maggio e qualcuno anche a giugno, oltre a proporre i piatti a base di Tarassaco, ci sono anche delle serate a tema dove verranno proposti piatti appunto a base di Tarassaco e non solo. Il Tarassaco di Conco, perché appunto è anche un deco, è stato analizzato e in quell'altitudine là è particolarmente dolce, quindi l'amarognolo classico del Tarassaco è un po' attenuato. Viene usato nei dolci, noi facciamo sia una frolla e sia lo glassiamo, quindi viene inserito all'interno come ingrediente nei dolci e qualcuno fa le torte, i biscotti. Ed ora le proposte di ESAC Formazione. ESAC Formazione propone il corso Transizione al Digitale e Semplificazione, Metodologie e Strumenti Operativi. Eliminare sprechi, perdite di efficienza e ridondanze sfruttando la digitalizzazione applicando i principi dell'Lean Organization. Si svolgerà martedì 2, 9, 16 e giovedì 25 maggio dalle 20 alle 23. Voice Poker, i nostri 4 colori più belli per arrivare lontano con voce e parole. Giovedì 4, 11, 18, 25 maggio dalle 20 alle 23. Un corso per imparare a sfruttare i 4 colori chiavi della voce, scoprendo e sperimentando gli effetti sui nostri interlocutori e l'espressività delle parole nei vari contesti relazionali.
L'Università del Gusto propone il corso La pasticceria a casa tua, livello avanzato, mercoledì 10, 17 e 24 maggio dalle 19.30 alle 22.30. Cream tart, dessert creative al bicchiere, torte moderne con glassa a specchio, con la chef di alta pasticceria Deborah Vena, un corso avanzato di pasticceria da non perdere per gli appassionati che vogliono cimentarsi anche con preparazioni complesse. Infine corso L'emozione in un boccone, il finger food secondo Gianluca Tomasi. Lunedì 15 maggio dalle 9.30 alle 15.30, spunti creativi per proporre nei propri locali finger food innovativi. Lo chef tratterà le tecniche di preparazione delle varie specialità e le regole per una presentazione coreografica d'effetto. Ed ora l'agenda. Martedì alle ore 15, consiglio dell'Associazione Provinciale Agenti Immobiliari da fare in mediazione. Alle 20.30, incontro dell'Assemblea Associazione Provinciale Grossisti Indipendenti Ricambi Auto. Alle 20.30, consiglio della Delegazione Comunale di Grisignano di Zocco. Giovedì alle 10, webinar del commercio estero, l'origine preferenziale delle merci. E per quanto riguarda questo appuntamento con Confcommercio Notizie, è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Un arrivederci e buona settimana.